Alfredo, partiamo da questo finale, da quanto detto da Piero Vitiello, perché Marco Cari con questa vittoria ha salvato la sua panchina, mi riferisco ovviamente alla Salernitana, potrebbe rischiare invece il collega Franco Lerda su quella del Crotone? Sì, ma Lerda dovrebbe andare in panchina tranquillamente la prossima contro il Piacenza, deve stare molto attento anche Castori, che avrà questo recupero martedì ad Ancona, e anche i risultati di Castori a Piacenza non stanno arrivando. Consentimi di dire che sono particolarmente, mentre vediamo le pagelle del Crotone, il Crotone aveva fatto molto bene in trasferta, soprattutto a Frosinone, oggi si è sgretolato, sono particolarmente contento per Cari, che con un profilo basso, con grande umiltà, si è posto dinanzi a un problema che non poteva essere un problema esclusivamente di Cari, secondo me neanche al 50%, malgrado in settimana gli avessero prospettato l'ipotesi di una sostituzione in corsa con Cuoghi. Devo dire che Lombardi, per non il presidente, che sicuramente è stato artefice di tanti errori, ma per non caricare il bilancio di ulteriori perdite, visto che la Salernitana ha altri allenatori sul libro paga, e soprattutto per dare un'altra chance a Cari, che arrivava da poco, ha evitato questo cambio, e Cari insomma ha potuto respirare con questa bella vittoria ottenuta da anni del Crotone. Ha risposto sul campo, come ha risposto sul campo, Claudio, il Modena che